Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica regionale con la seduta del Consiglio regionale di ieri pomeriggio, in cui tra le altre cose è stato eletto il garante dei detenuti, il primo nella storia d'Abruzzo. La figura su cui si sono accordati centrodestra e Movimento 5 Stelle è quella di Gianmarco Cifaldi, professore dell'Università d'Annunzio. Andiamo a vedere insieme il servizio di Giuseppe Dintino. Propongo all'Aula di eleggere quale garante tra i detenuti, tra tutti i meritevoli che sicuramente c'erano e ci sono, oltre quello che vi sto dicendo, il professor Giampiero Cifaldi. Appunto, Gianmarco, chiedo scusa. Raggiunto l'accordo in Consiglio regionale per la nomina del garante dei detenuti in Abruzzo. Si tratta di Gianmarco Cifaldi, 55enne aquilano, sociologo e criminologo dell'Università d'Annunzio. Cifaldi è stato eletto grazie ai voti di centrodestra e Movimento 5 Stelle e raccoglie il benestare anche da parte della UIL penitenziaria Abruzzo. Il garante dei diritti dei detenuti, che dovrebbe controllare lo stato di detenzione, sollecitare l'amministrazione penitenziaria e verificarne gli abusi, è una figura prevista da una legge nazionale che ha quasi 10 anni e in Italia il solo Abruzzo ne era rimasto sprovvisto. La nomina arriva dopo mesi di ribellione nei penitenziari della regione, in particolare nella sezione di alta sicurezza dell'Aquila, un carcere quasi totalmente a 41 bis, dove il 29 maggio delle detenute anarchiche avevano iniziato uno sciopero della fame che proseguì per ben 30 giorni. Tramite il rifiuto del cibo, le carcerate denunciavano, si legge nei comunicati, le condizioni disumane a cui sono sottoposte, come le continue perquisizioni corporali, la censura della posta e la limitazione del numero di libri e vestiti da poter tenere in cella. Alla protesta aderirono altri detenuti in molte gallerie italiane e si mobilitarono gli anarchici di diversi paesi europei. Addirittura il 17 giugno dei militanti occuparono simbolicamente il municipio del capoluogo e si arrampicarono su una gru. Questo gesto catturò l'attenzione dei media e costrinse le istituzioni a esprimersi sulla questione fino alla nomina di Cifaldi. È stata la volontà di determinare un'accelerazione necessaria onde evitare di continuare in un percorso squalificante per il Consiglio regionale. Si tratta di un passaggio importante, ha dichiarato il governatore Marco Marsilio, che la nostra regione attendeva da anni. Al professor Cifaldi l'augurio di un buon lavoro da parte del presidente della regione. Cambiamo argomento adesso, oggi è il giorno dello sciopero dei trasporti e in occasione della giornata di astensione dal lavoro questa mattina si è tenuto un sit-in di lavoratori a Pescara davanti alla prefettura. Per l'occasione i sindacati hanno incontrato il prefetto Gerardina Basilicata per spiegare le ragioni dell'agitazione. Allora vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Giornata di sciopero nazionale dei trasporti con disagi inevitabili anche in Abruzzo, oggi sit-in a Pescara, c'è stato anche un incontro in prefettura, cosa è uscito fuori? Sì, noi oltre alla giornata di mobilitazione che io voglio ricordare prevede sia degli scioperi che interessano tutti i settori dei trasporti nella giornata del 24, poi ci sarà una replica per il trasporto aereo per quanto riguarda il 26 di luglio. Sì, noi oggi unitamente alla giornata di mobilitazione, oltre ad aver riunito con un attivo tutti i delegati dei trasporti di Abruzzo e Molise, abbiamo inteso anche rappresentare le nostre istanze, le istanze diciamo, della piattaforma rivendicativa sui trasporti anche a Sua Eccellenza il Prefetto, quindi siamo stati ricevuti questa mattina, il Prefetto Sua Eccellenza ci è stato ad ascoltare, ha preso atto delle nostre importanti problematiche che sono sia di carattere nazionale, quindi questioni se vogliamo che attengono proprio la politica nazionale dei trasporti, ma anche e soprattutto questioni di carattere regionale. C'è stato sicuramente, abbiamo apprezzato molto l'impegno da parte di Sua Eccellenza il Prefetto a riportare alle istanze regionali le questioni che abbiamo sollevato. Peraltro voglio sottolineare che oggi, nella giornata di ieri, c'era stato anche un tentativo da parte, noi riteniamo assolutamente tardivo, da parte del Governo nazionale, da parte del Ministero dei Trasporti e del
del ministro Toninelli di cercare in qualche modo un rinvio dell'azione di sciopero. Però riteniamo che questo tentativo sia stato assolutamente tardivo. Noi abbiamo indetto questa mobilitazione che peraltro è un qualcosa che arriva dopo circa 20 anni in cui non si effettuava un'azione di mobilitazione così importante. Ripeto, questa mobilitazione è stata indetta un mese fa, quindi il governo nazionale aveva tutto il tempo, se avesse voluto, di convocare per tempo le parti sociali per cercare in qualche modo di trovare delle intese. Andiamo a Teramo adesso, dove è stato presentato il nuovo corso di laurea in scienze infermieristiche. Il corso nasce in collaborazione fra ASL di Teramo e Università dell'Aquila. Sentiamo. Questa è un'iniziativa che già era in essere ma che abbiamo cercato di potenziare, che si rafforza ora con questo intervento che dovrebbe dare luogo l'anno prossimo a un vero e proprio accreditamento della sede, nel rispetto, questo mi piace dirlo, anche delle complementarità di competenze che abbiamo come sistema universitario formativo regionale, e per noi significa anche investire in risorse umane che poi trovano la loro naturale collocazione clinica o in un territorio o in un altro. Quindi di fatto dal nostro punto di vista questo già esiste. Il nostro maggiore interesse è che quello formativo, e di fornire la migliore qualità possibile formativa dal punto di vista clinico, significa poi sostenere con molta convinzione le realtà che ci sono cercando di potenziarle. Non vediamo nessuna barriera, ma anzi pensiamo che sia una ricchezza del territorio poter contare su un sistema sanitario più esteso che non quello provinciale per arricchirlo anche di professionalità, così penso che dovremmo come territori ragionare. È un corso di laurea che oggi risponde anche a quello che è una necessità nazionale di carenza di personale infermieristico, c'è sempre più bisogno di assistenza infermieristica soprattutto per tutto ciò che può riguardare la cronicità, le patologie degenerative, le invalidità, ma soprattutto anche l'invecchiamento progressivo della popolazione. Questo vuol dire che dobbiamo avere più risorse sul territorio, investire attraverso percorsi formativi ulteriori come il Master in Infermieristica di Famiglia può dare una risposta concreta alle esigenze di questo territorio, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle cure primarie sul territorio. È importante anche per la stessa ASL, per gli operatori, perché rappresenta un volano di innovazione e con la promozione anche di progetti di ricerca. C'è bisogno di infermieri, c'è bisogno anche di infermieri affidando a loro delle competenze anche più importanti di quelle che attualmente stiamo organizzando nel nostro sistema sanitario. Tra l'altro, se noi immaginiamo anche a quella che sarà l'evoluzione della sanità nei prossimi anni, l'evoluzione della cronicità, l'aumento delle popolazioni anziane, farà sì che ci sarà sempre più bisogno di un sistema di cure che non è solo quello dell'alta intensità, ma anche di sistemi di cura che sono medio-bassa intensità, dove l'infermiere può essere titolare anche di intere strutture sanitarie. Ecco, dobbiamo pensarla anche per il futuro. Cambiamo argomento e torniamo a Pescara, dove una delegazione di imprenditori cinesi ha incontrato a Palazzo di Città il sindaco Carlo Masci per parlare degli sbocchi commerciali per le aziende locali sulla cosiddetta Via della Seta. Vediamo. Il mercato abruzzese guarda sempre più a quello asiatico e della Via della Seta. Va infatti anche in questo senso la visita questa mattina di una delegazione di imprenditori cinesi in comune a Pescara, accompagnati dai rappresentanti dell'azienda Saquella Caffè, per un incontro ufficiale tra gli ospiti e il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, siglato nell'ambito della visita in Abruzzo un importante accordo commerciale tra l'azienda asiatica e la Saquella SRL. Penso che Pescara sia una città di grandi potenzialità economiche e commerciali, e quindi aprirsi alla Cina è importantissimo non soltanto per l'azienda che oggi ospita in questa sede gli imprenditori cinesi, ma anche per tutta la città di Pescara. Credo che sia un passaggio importante che noi dobbiamo sviluppare. Io come sindaco credo di dover fare la mia parte per ospitare questi imprenditori e per far capire loro che l'Abruzzo e Pescara sicuramente possono dare molto dal punto di vista imprenditoriale
territoriale e commerciale, con le bellezze che ci sono del territorio, ma anche con gli imprenditori, soprattutto del settore food, che in Abruzzo vanno per la maggiore. Le opportunità in Cina sono davvero tante? Sì, assolutamente sì. Sono tante, ma sono anche, diciamo, difficili da cogliere, perché è un mercato in grande espansione. È un paese, un popolo molto sensibile a quello che è tutto il prodotto di importazione europeo, italiano, ma non hanno ancora una cultura forse adeguata per capire come utilizzare i prodotti italiani. Quindi è proprio necessario che, oltre che portare i nostri prodotti, promuoverli e far capire come utilizzarli, come anche degustare un caffè, ma anche e soprattutto come prepararlo, perché non hanno proprio nessuna cognizione neanche di come possa essere usata una polvere, un caffè macinato. Quindi la nostra sfida è quella, è portare una cultura che sia fatta di caffè e soprattutto di espresso. Le imprese abruzzesi, le imprese locali guardano sempre più al mercato cinese, al mercato asiatico della Via della Seta, è così? Conferma, la Via della Seta è comunque di grandissimo aiuto per le aziende cinesi e occidentali ed è appunto un link importante di collegamento per l'industria, per il commercio tra l'Occidente e l'Oriente. Andiamo avanti all'Aquila, controlli straordinari dei carabinieri del comando provinciale in città nel corso dell'operazione arresti e sequestri di materiale contraffatto in un negozio cinese. Il servizio di Daniela Rosone. I carabinieri del comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila hanno eseguito negli ultimi giorni servizi di controllo del territorio all'Aquila e provincia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori come i furti in abitazione ad esempio e anche in danno di attività commerciali. Nell'ambito di questa attività sono stati sottoposti a controlli numerosi pregiudicati, diversi dei quali sottoposti agli arresti domiciliari o in stato di detenzione domiciliari. I controlli, che hanno riguardato anche il centro storico della città, sono stati condotti dalle pattuglie del nucleo operativo e radiomobile delle stazioni carabiniere limitrofe e anche dal personale del nucleo investigativo del comando provinciale. Sono state identificate 272 persone, oltre 200 i veicoli controllati. Durante questa operazione un 61enne pregiudicato albanese è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono stati trovati infatti in suo possesso 6 coltelli detenuti illegalmente. Le armi sono state sequestrate. 5 persone straniere di nazionalità cinese poi sono state denunciate per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, in quanto all'interno di un negozio avevano posto in vendita bottiglie di plastica che contenevano colori acritici con marchio CE contraffatto. Nel corso della stessa operazione un 24enne pregiudicato campano è stato denunciato per lesioni personali dopo una discussione avuta con un 44enne aquilano. È incappato nelle maglie dei controlli anche un 39enne pregiudicato romeno, dedito ai furti negli appartamenti. Controllato nella periferia dell'Aquila a bordo di una Golf, è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto in abitazione e in osservanza all'obbligo di dimora in provincia di Rieti. È stato arrestato e portato al carcere Le Costarelle di Preturo. Ora sulla via verde della Costa dei Trabocchi, che non si bloccherà al Lago Dragoni di Torino di Sangro grazie ad un finanziamento di oltre 1 milione di euro destinato a risolvere l'annosa questione del dissesto idrogeologico di quella zona. Vediamo il servizio. Corridoio verde che gradualmente prende forma nei primi segmenti e in attesa di risolvere le questioni più delicate. A Torino di Sangro, in località Borgata Marina, la pista ciclopedonale è stata già asfaltata in un percorso che conduce a Fossacesia e poi alla foce della Rocca. Il percorso è di pietrisco rullato successivamente. A sud invece contrada Lago Dragoni per circa 2,5 km è interrotta a causa di frane ed erosione, con la via verde che ricomincia in località Le Morge col recente bitume finalmente steso. Il sindaco Nino Di Fonso tira però un sospiro di sollievo, annunciando fondi che permetteranno la continuità dell'opera, escludendo così il rischio di improbabili bypass. Una barriera radente a ridosso dell'ex tracciato ferroviario e alcuni pannelli è infatti la soluzione individuata dai tecnici per risolvere il problema e per consentire il passaggio della via verde, che in caso contrario
contrario, si sarebbe bloccata proprio a Torino di Sangro. Dal provveditorato delle opere pubbliche arriverà 1.200.000 euro, la Regione Abruzzo ne sborserà un altro, il ribasso d'asta prevede un altro milione, dunque 3.200.000 euro il totale, quanto basta per raggiungere i due obiettivi, bloccare l'erosione e consentire il passaggio della Via Verde. Appalti che dovranno ufficializzarsi entro il 2019 per poi aprire i cantieri nei primi mesi del nuovo anno. Il primo cittadino. È arrivato la notizia bellissima dal Ministero di 1.200.000 euro, ma qual è la nostra idea oggi di fare? Perché purtroppo non avevamo soldi, la Via Verde doveva passare, avevamo pensato di abbassare la quota al Lago Dragoni. Invece oggi che vogliamo fare? Che quel milione di euro delle proprietà delle opere pubbliche vogliamo riportare in quota la Via Verde. Quell'altro 1.200.000 realizzare due pennelli con dei frangifrutti per mantenere l'erosione. Questo deve essere senz'altro appaltato entro il 2019, se eventualmente non sarò in grado, torneranno indietro i fondi, ma questo sindaco sicuramente non si fa scappare questa economia. Quindi abbiamo un intervento quasi 3.200.000, però purtroppo è grave la situazione lì a Dragoni. Tutti quanti, sia la provincia che la regione, si è adoperata affinché si potesse continuare questa bellissima Via Verde che tutti i paesi della costa hanno voluto, ma tutti gli abruzzesi hanno voluto che questa ricchezza, questa bellezza naturale che noi abbiamo sulla costa, l'extra passasse con le bici, a piedi, correndo, una pista ciclopedonale bellissima che non si poteva interrompere qui a Torino di Sangro. Ancora problematiche legate ai lavori pubblici, questa volta a Pescara, dove il consigliere comunale e capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli ha tenuto una conferenza stampa per parlare proprio dei lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Rubicone, che stanno creando problemi ai residenti con difficoltà di transito per le auto e di parcheggio da parte appunto delle persone che abitano nella zona. Vediamo insieme il servizio. Lavori in via Rubicone, alle nostre spalle si sta lavorando per il rifacimento del marciapiede. Consigliere Pignoli, lei ha avuto delle chiamate da parte di alcuni residenti che lamentano il fatto che si sta lavorando su entrambi i lati della strada con problematiche di parcheggio per i residenti qui di via Rubicone. Non solo di parcheggio, sono stato definito ormai dalla popolazione di Pescara e quella periferica, il sindaco della periferia, per cui dove in periferia vi è in difficoltà io mi muovo. Come dicevate voi, c'è un problema che voglio puntualizzare in maniera rigorosa. L'organizzazione non prescinde da questa amministrazione, da imputare ovviamente alla passata amministrazione, che i lavori sono stati appaltati dalla passata amministrazione. I tecnici sono stati individuati dalla passata amministrazione, per cui nulla questo sulla attuale amministrazione. Che cosa sta accadendo? Come potete vedere dalle immagini che avete ben ripreso, si sta lavorando in ambedue marciapiedi, quando in regola d'arte nelle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda i lavori definiti ordinari all'interno ovviamente della sede stradale pubblica, si dovrebbe prima lavorare in un lato per lasciare libero lo spazio per far transitare diversamente abili sull'altro marciapiede, bambini col carrozzini, anche sì per il parcheggio delle automobili. Invece qui, come vedete, si sta rompendo in entrambi i lati. Adesso il cantiere ovviamente non è transitabile per la cittadinanza, come vedete è chiuso, no, però è riservato ovviamente alla pedonalizzazione dei soltanto residenti. Che cosa accade la sera? La sera il cantiere viene aperto, quindi non viene sigillato, non c'è l'interruzione del tratto di strada, e qui diventa praticamente un transito costante di macchine insieme a pedoni che transitano ugualmente in mezzo alla strada, con rischio di incolumità pubblica, soprattutto per i diversamente abili e per ovviamente i bambini che sono in carrozzina. Per cui che cosa farò? Tornato adesso in comune, scriverò immediatamente al Presidente della Commissione Lavori Pubblici, farò convocare urgentemente una Commissione Lavori Pubblici, un sopralluogo ovviamente sul cantiere, alla presenza del nuovo Assessore ai Lavori Pubblici, al dirigente, per cercare di affrontare e sistemare definitivamente questo problema, perché alle soglie del 2020 anche un bambino capirebbe che questo non è un modo giusto per fare i lavori. Andiamo avanti. Dal 30 di luglio al 1 di agosto Barrea ospita la Festa dei Borghi Autentici d'Italia. Vediamo. Festa nazionale dei Borghi Autentici d'Italia a Barrea dal 30 agosto al 1 settembre.
Il paesaggio sarà testimone del valore comunitario dei borghi d'Abruzzo, una scelta importante per la regione Abruzzo che quest'anno appunto porta nel territorio questa manifestazione nazionale. Perché si è fatta questa scelta? Si è fatta questa scelta perché intanto l'Abruzzo è ricco di borghi che valgono la pena farli conoscere, quindi uscire dalle mura regionali e fare ingresso diciamo, su un parterre nazionale ed internazionale importante, peraltro una location che merita tutta la massima attenzione. L'Abruzzo è ricca di questi borghi, è ricca di questi ambienti, è ricca di questi valori che devono essere portati all'attenzione. Io credo che poi a questo vada aggiunto un altro tassello di cui l'Abruzzo ne va orgoglioso, che è l'enogastronomia, che chiaramente insomma, ha la possibilità di esplodere quando si fanno queste manifestazioni, soprattutto perché c'è una attenzione da parte della regione anche alle microeconomie che comunque devono cominciare a risultare più attive e più presenti nei territori, soprattutto per dare anche risposte importanti ai nostri giovani. Ma innanzitutto i punti forti sono quelli di carattere culturale, di promozione del nostro territorio, del territorio dei comuni montani della zona interna del Parco Nazionale d'Abruzzo. Barrea è un paese che ha una caratteristica importante, che è quella del paesaggio, una sintesi del paesaggio e dei tanti bellissimi paesaggi che ha l'Abruzzo. Barrea è una sintesi con un lago incastonato in alcune montagne, la presenza di grandi potenzialità naturalistiche ed anche di un comune che è vivace sotto tutti i punti di vista e quindi conserva le tradizioni ma poi si sa anche proporre sulla nuova promozione turistica del territorio. Il Comune di Teramo ha premiato i migliori balconi fioriti della città, una giuria ha stabilito le migliori composizioni floreali. Vediamo. Oggi andiamo a premiare, era un'iniziativa che voleva ridare colore alla città, sicuramente c'è stata una mancanza di organizzazione e di comunicazione, quindi le partecipazioni sono state non il numero che ci aspettavamo, però è un inizio di un percorso che speriamo di portare avanti poi negli anni futuri per cercare di ridare bellezza alla città, per cercare di rieducare e rieducarci tutti quanti alla bellezza, quindi i fiori sono una componente importante per ridare decoro alla città. Quindi oggi siamo qui a premiare quelli che hanno partecipato, che hanno fatto delle belle composizioni e quindi con gioia siamo qui a dare un premio a chi si è impegnato a partecipare a questo concorso. Il primo premio è stato dato all'oreficeria Mida che ha illuminato via Costantini con una composizione straordinaria. Devo dire che c'è stata una giuria di altissimo livello perché c'era il Silvio Arago di Spazio 3, il presidente degli ordini degli agronomi La Serrini e poi c'era una esperta e laureata in paesaggistica di Marco Lorenza e quindi una commissione che ha analizzato dando voce alle diverse sfaccettature del punteggio che si è andato ad attribuire, quindi sotto tanti punti di vista. Gli altri premi invece sono andati al quarto classificato e la Provvidenza e il negozio di Piazza Cellini e al quinto Viale Bovio, pasticceria Gina, che ha cercato di ridare decoro a quella via. È l'inizio di un percorso che speriamo di poter portare avanti per gli anni futuri, magari con un'organizzazione più perfetta, con una maggiore comunicazione, speriamo di invogliare i cittadini a illuminare le nostre vie cittadine di fiori per, ripeto, per dare decoro e bellezza a una città che si trova attualmente ancora in una situazione di difficoltà. Ed ora siamo arrivati alla pagina dello sport che apriamo con il calcio di Serie B, dunque parlando del Pescara, l'assemblea della Lega di ieri a Milano ha confermato le modalità di playoff e playout già attuate nelle scorse stagioni. Saranno 4 i turni infrasettimanali e si giocherà regolarmente nel periodo natalizio il 21, il 26 e il 29 di dicembre. Intanto domani seconda amichevole a Palena per il Pescara, mentre sul fronte abbonamenti la società ha prorogato al 3 di agosto il termine per le prelazioni dei vecchi abbonati. Sentiamo Andrea Costantini.
Luca Palmiero è al lavoro a Palena, dove si è aggregato al gruppo Biancazzurro. La società ha anche ufficializzato l'operazione in prestito dal Napoli, così come ha ufficializzato il ritorno dall'Atalanta, sempre in prestito, di Filippo Melegoni, che sta ancora recuperando dal grave infortunio di marzo. Lo stesso Melegoni sui social ha espresso la sua soddisfazione, carico di nuovo a dare tutto. Intanto sul fronte abbonamenti è stata superata la soglia delle 1000 tessere. Per i vecchi abbonati ci sono ancora 10 giorni per confermare il posto della scorsa stagione, poiché la società ha appena deciso di prorogare al 3 agosto il termine per esercitare la prelazione, inizialmente fissato al 26 luglio. Domani invece seconda uscita stagionale per il Pescara contro la Renato Curi Angolana, altra squadra del campionato regionale di eccellenza. Per Luciano Zauri una nuova opportunità di ottenere indicazioni sul lavoro fatto, facendo i conti con alcuni acciacchi. Gli ultimi in ordine di tempo per Fiorillo, lesione di primo grado al retto femorale, e Bunino, che ha riportato una distorsione alla caviglia nell'amichevole di domenica scorsa, lasciando il campo dopo 8 minuti dall'ingresso a inizio secondo tempo. A rischio anche la presenza di Meusciai, Balzano e Galano. Da valutare l'impiego di Campagnaro e Maniero, che lavorano da una settimana. Potrebbe esserci il debutto di Palmiero, che invece lavorava già da giorni nel ritiro del Napoli a Di Maro. La gara avrà inizio alle 17 a Palena con biglietti a 5 euro. Della stagione imminente del Pescara ha parlato nei giorni scorsi l'ex difensore Guglielmo Stendardo, tra i fautori della nuova main sponsorship sulle maglie del Delfino. Che Pescara è? Ma partiamo da un'ossatura importante, da un'ossatura già solida come quella dell'anno scorso, perché giocatori come Brugman, Memusciai, lo stesso Del Grosso, lo stesso Scognamiglio, sono giocatori di esperienza, e quindi nonostante sia andato Mancuso sto vedendo tra i colpi nuovi giocatori abbastanza interessanti, tra cui Tuminello, Ciocev, Palmiero, ho visto che dovrebbe arrivare se non è ancora ufficiale. Cioè il presidente investe molto sui giovani e quindi va dato merito al Pescara sotto questo punto di vista, cioè di una società che vuole investire nei giovani e una società che vuole continuare a crescere. Che Serie B sarà davanti al Pescara? So, possiamo mettere l'Empoli, il Frosinone, la Cremonese, o il Pescara è a livello di queste squadre? Ma il Pescara è a livello di queste squadre e secondo me può assolutamente lottare per il massimo. Dobbiamo dire che quest'anno mi auguro che sarà l'anno giusto, perché c'è non solo un bravissimo allenatore, ma c'è un amico che è Luciano Zauri, che è una persona seria, preparata e competente, e quindi mi auguro che Luciano possa davvero coronare il suo sogno nella sua città, nella sua terra. Ecco, avendo giocato con Luciano Zauri, quali peculiarità aveva da giocatore che adesso possono essere utili da allenatore? Ma innanzitutto dal punto di vista tattico lui era un allenatore in campo, professionale, con grande determinazione, e soprattutto è la perseveranza la sua qualità, quella di non mollare mai, di essere costante, e l'umiltà. Credo che Luciano abbia tutte queste qualità che lo hanno portato a fare una grande carriera da calciatore, ma che lo porteranno anche a emergere come allenatore. Andiamo in Serie C con la Lega Pro, che passa a 61 squadre. Il collegio di garanzia del CONI infatti ha accolto gli appelli di Bisceglie e Cerignola contro l'esclusione dalla prossima Serie C. Le due pugliesi ora vanno nel girone C, dove c'è anche il Teramo, in un raggruppamento che adesso diventa 21 formazioni. Ci dice di più Jacopo Forcella. Tutto come non previsto. La Lega Pro sale a 61 squadre, mancando ancora la cifra tonda che nelle intenzioni delle istituzioni del calcio era il numero massimo da inserire nella terza serie nazionale. Ieri infatti il collegio di garanzia del CONI ha riaffermato il diritto di Bisceglie e Audace Cerignola a disputare il prossimo campionato di Serie C, nonostante in prima istanza la richiesta di iscrizione delle due formazioni pugliesi fosse stata rigettata per problemi con i rispettivi impianti di gioco. Nel frattempo però, tra riammissioni e ripescaggi, la lista delle compagini partecipanti era già arrivata a quota 59, ad un passo davvero dal chiudere il cerchio con tre raggruppamenti da 20 ciascuno. L'esclusione del Palermo dal prossimo campionato di Serie B e la riammissione del Venezia al suo posto non erano stati gli unici verdetti emessi dal Consiglio federale della FIGC. Uno degli organi della federazione si era infatti espresso anche sulla definizione della Serie C 2019-2020. Il Consiglio aveva riammesso Virtus Vecon Verona, Fano e Paganese,
oltre a ripescare Modena e Reggio Audace al posto di Foggia e Arzachena, costrette a ripartire dalle serie minori. La decisione dell'ultimo organo di giustizia sportiva pone invece adesso il girone C, in cui c'è il Teramo e nelle quali Bisceglie e Cerignola sono state di fatto reinserite, ad una quota superiore di partecipanti rispetto agli altri raggruppamenti. Vi era intanto la gioia delle due piazze, che ritrovano il professionismo in attesa delle motivazioni di una sentenza che ora porrà degli interrogativi, partendo dal presupposto che le formazioni riammesse non possono essere ulteriormente ricacciate nel dilettantismo, pena ulteriori ricorsi che bloccherebbero la partenza dei campionati. Ci si troverà nella posizione di una Lega che aveva chiesto e sbandierato un pugno di ferro, che tuttavia però, al netto delle defiance volontarie di chi non si è iscritto, non ha retto alla prova della giustizia sportiva. Il Diavolo dunque corre il rischio di giocare 40 partite in un torneo che torna a squadre dispari, avrà sempre il turno di riposo, ma tantissimi turni infrasettimanali per stare al passo con le altre, che di giornate ne disputeranno solo 38. A meno che non ci sia qualche addio in corso d'opera, che però allo stato attuale non sembra dietro l'angolo. Insomma, non è un'estate rovente come le ultime, ma ancora una volta gli organi di giustizia sono costretti ad operare scelte che indirettamente scrivono la composizione nei futuri tornei di calcio. Dopo un anno alla San Benedettese, Carlo Ilari torna a Teramo. Per il centrocampista inizia una nuova avventura in biancorosso, ma con un organico che stavolta punta in alto. L'intervista di Ania Cantagalli. Carlo, solo una stagione via e poi sei tornato a Teramo. Quali sono le impressioni di questo avvio? Ma sicuramente c'è voglia di far bene, c'è una proprietà importante, stanno facendo gli acquisti veramente forti, quindi sono convinto che i presupposti ci siano tutti e che si possa fare un gran bel campionato. Hai vissuto due stagioni non facili, adesso si parte con presupposti diversi. Sì, sicuramente le due stagioni non facili insomma, le abbiamo vissute tutti e dobbiamo ricordarci di quelle per capire che insomma, non bisogna fare certi errori e non bisogna abbattersi, dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, e penso che la società stia facendo di tutto appunto per farlo. E dobbiamo essere convinti, dobbiamo lavorare sul campo per dare delle soddisfazioni a tutti quanti, e sono convinto che attraverso il duro lavoro ci riusciremo. E trequartista, mezzala, San Benedetto, anche il regista, ormai fai proprio di tutto a centrocampo. Sì, diciamo che cerco di adattarmi per quella che è la situazione, cerco sempre di dare il massimo e di fare la mia parte nel miglior modo possibile con le mie caratteristiche. Poi deciderà il mister dove impiegarmi, come impiegarmi e quando farlo. Io mi metto a disposizione del gruppo, della società e di tutti quanti, e spero di fare bene e di dare soddisfazioni a tutti. E guardando il girone C, che pensieri ti vengono? Ma sicuramente non sono io a dovervi dire che ci sono delle grandissime squadre che stanno costruendo degli squadroni veramente. Noi siamo consapevoli della nostra forza e cercheremo di dare fastidio e di vincere le nostre partite senza guardare in faccia nessuno, quindi ci prepariamo per noi stessi e cercheremo di dare il massimo. Dei nuovi conoscevi qualcuno in particolare? Sì, ma sicuramente da avversari li ho incontrati bene o male quasi tutti, e so quanto sono forti avendoli incontrati da avversario. E io penso che veramente stiano facendo le cose per bene e che ci si possa togliere davvero delle belle soddisfazioni. I playoff possono essere un obiettivo del Teramo? Beh, io direi assolutamente di sì, ma non voglio pormi limiti. Io insomma, partiamo adesso per il ritiro, ci mettiamo lì testa bassa e poi quelli che saranno gli obiettivi li decideranno i risultati che arriveranno tramite il campo. È tutto per questa edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.